That's odd statues. It's the glowing eyes in particular that will haunt my nightmares. Non posso fare niente. Se è piaciuto prendere sulla torcia, quindi sì, qui si spegneva la luce, sono dettagli. È che li fanno oggi, molto probabilmente gente che non ha... Ma sì, in teoria dovrebbe aver rigiocato comunque alcuni degli altri, però forse non ha lo spirito del tempo, in cui appunto queste cose erano importanti. O le si desiderava. Sembra una cosa da tirar su, però se non c'è niente, e coi pesi anche, sono tre, abbiamo tre pesi, proviamo a usarli sti pesi. Ok, qua è chiuso. Ok, qua è chiuso. Si è alzato solo così? Anche sul soffitto. Cioè, una volta non si poteva avere l'inquadratura così, però... Cioè, capisco che rischi di bloccare la gente, che non fa mai, perché sennò si sente in giro a esplorare ogni centimetro, però... Oh, qui non c'è... Non si accende questa, c'è un'altra torcia da accendere, no? Questa. Ah, ok. Dov'è l'altra? Eccolo qua. Well, that's one way to unlock a door. This castle sure had one hell of a locksmith. Il baule, che non è senz'altro quello. Oh, qui siamo sempre. Non c'è niente. Vabbè, andiamo su. Ci sarebbe da attaccare il peso là, lo sappiamo, ma. Ah, ecco qua il meccanismo. Ecco qua le tre tizie da salvare. Vai a vedere, qua ci diamo un simbolo. Forse è l'altezza. Prima l'orso. Prima l'orso. Volpe. E dopo. Sono tutti uguali. We were praying for a hero to come. Yet another deranged locking mechanism. I have a feeling this will unlock more than just the prison doors. Oh, bisogna far arrivare prima. C'è niente per muovere la volpe, però. Questo resetta. Curiosità, facciamo questo? Ah, poi ci sono i simboli, così resetta. O perlomeno non varia nulla. Questo manda avanti.
di due case il topolino. Questa solo di una casella. Questo perché non funziona? Yoshka couldn't help but snicker as he watched his companion pull yet another incorrect lever. Manda indietro di due. Perché non li manda indietro? È risalito al piano qua. Comunque nessuno è giusto. Andy. Così porta avanti queste. Dovevano semplicemente arrivare tutti su. Thank you. We know the way out. That's six beautiful women we freed, and six beautiful women to head out the door right away. Story of my life. I'd say maybe one of the three we have left to save would be different. But I wouldn't want to get your hopes up. How kind. Three more to go. They continued the search. Does this skeleton mean that not everyone who dies here turns into a battle-craving, undead monstrosity? No, it just means Breck let this one die before the curse set in. How merciful. Or how lazy of him not to clean up his mess. Ecco qua. Pensavo ci fosse il regalino anche qua, no? Fazzoletto, piccola runa. This is already more profitable than the last time I put my life on the line. Rescue missions, where have you been all my life? Allora, vediamo cos'è. La pietra di Bezoario in questo bracciale garantisce a chi indossa una maggiore forza. Serve a lui dire. Una vecchia runa senza senso. Perlomeno per il momento. Ok. Che possiamo scendere, no? Cosa che c'era? C'è allerta del pericolo? Dunque, qua siamo sempre con quel... Ok, quella lì è la porta che si è aperta, no? Niente, andiamo a salvare. Tanto in teoria a livello di energia ce l'abbiamo, quindi... Serve ste oro prima o poi.
È così evidente il bottone. Chiave dello scompartimento. Prova una via. Ah no, 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 è il punto dove proseguire questo, non è. Usciamo un secondo al volo. Hanno fatto le goccioline. Qui è chiuso. What kind of a key fits this lock? Hmm. La runa no, perché sennò sarebbe qua. E abbiamo anche cose dei pesi, in effetti. Dobbiamo tornare là. They entered the wine cellar. And here we are, the greatest treasure room of this castle. Yet enjoying any of its contents will slow your reflexes, leading to certain doom nearby. Must you ruin everything? Ok, però prima. Ah, non ci si ferma lì, quindi vabbè. Salve, salve, salve. Abbiamo anticipato? No. Avveliniamo lui. No. Cos'è? Danno da veleno. Ci hanno avvelenato, sì. Why do you even bother? Good job, everyone. Pugnale arrugginito. Ah, ok, passo di livello, bene. Fa parte di questa stanzona. I tre pesi, eccoli qua. La porta chiusa, la chiave che porta al pian terreno. Interatto 2 che non abbiamo ancora visto. Si scendeva di qua. Adesso poi dopo. Questo richiede appunto un gioco che richiede l'uscita, non c'entra fa. Oh. Proviamo qua.
Esatto. Però vedi se c'è qualcosa qua o no. Però non si clicca nessuna parte, quindi non... Come cavolo si fa prima? Quello? Magari si apre da una parte... Adesso andiamo a vedere qua i pesi. Segreto trovato. È questo che ha aperto qualcosa? No, sì, però qua si è aperto anche questo, quindi... Ok, si è aperto un po' di celle. Vabbè. Tessuto di lino. Questo è chiuso, questo è chiuso, questo è chiuso. Questo è aperto, ma non c'è niente. Ah, lì c'è un altro forziere invece. Beh, è stato un piatto ricco, mi ci ficco molto facile in realtà, perché... Cioè, si vede meglio da qua. non c'è niente, no? Comunque questi giochi non sono facilissimi da bilanciare, eh? Perché rischio di farli troppo facili, perché vai sul sicuro, no? Dici... Gli do tanto, per esempio... Ma questi sono giochi che richiedono game design. Non i Fortnite, non... E come dicevamo nell'episodio 00, nemmeno uno Skyrim. Penso che si capisca già qua quanto c'è da progettare su carta, testare, lavorare. Non semplicemente produrre in serie. Allora, qui abbiamo questo discorso qua. Questo è un forziere aperto, no? Forziere aperto e niente, io direi che possiamo solo scendere. E forse troveremo qualcosa per poi tornare su. Tra l'altro questa stanza qua... Ah, no, c'è un baule là, si è visto adesso. Dobbiamo guardare questo, dicevamo. Ma cos'è questo? Più... questo momento non me lo ricordo, devo controllare assolutamente. Più 21. In qualunque caso vediamo a lui. Casacca. Ok. Poi. Chi sarà mai stato a concepire ostacoli così subdoli e assolutamente orrendi, come il puzzle dell'animale penzolante? Una risposta che si è persa nel tempo. Ad ogni modo il puzzle va risolto per continuare. Abbiamo un punto talento. Beh, è perché è un alchimista, quindi è una cosa un po' magica, quindi serve l'intelligenza. Consumo energetico.
Quindi si apre il dilemma, capriola, danni da arma. Certo che il 50% di probabilità che tu soffra gli stessi effetti è una buona batosta, eh? Eh sì, non abbiamo letto questo in effetti. Combustione. Crea una nuvola mortale per infliggere 4-7 danni veleno ai tuoi nemici e dai tutto alle fiamme con il materiale appropriato. Oppure asfissia. Aspira tutta l'aria, una grande aria, per creare il vuoto e infliggere danni da veleno sempre. Il danno ignora il 100% della resistenza del veleno agli bersagli. Ok, qui invece furtività, pugnalata alle spalle un nemico per infliggere, mentre ignori il 50% dell'armatura, ok. Colpo delle ombre, nasconditi nell'ombra e colpisci tutti i nemici sul campo di battaglia, ovunque essi siano, sempre danni a veleno. E diminuisce la loro probabilità a bersaglio del 30% per 2 turni, a loro di colpirci, credo. Roulette di balestra, gioca la balestra roulette con un nemico, la probabilità di morte sono il 50% per il nemico e il 50% per te. Cioè, hanno fatto una roba del genere. Tra l'altro non una specie di end, una cosa in fondo. Vabbè, demoralizzare a tutti i nemici, rimuovendo ogni buff, con una probabilità del 53%, ogni buff del nemico, immagino, ovviamente. Knockout, quindi mettere a KO tutti i nemici, mettere a tacere per 2 turni. La probabilità di successo sono il 50%, c'è anche il 50% di probabilità che tu soffra, ma è un continuo di cose punitive. La combustione non mi dispiace. Facciamo questo, proviamo ad andare a prendere questo poi, che adesso ovviamente non possiamo fare. Lui invece... andiamo a prendere il fendente. Velocità di attacco sulla distanza. Vabbè, sicuramente questo. Allora non c'è allora c'è salute e energia, ok, però né più né meno non c'è un parametro che alza maggiormente quello, quindi ok, non c'è uno che fa privilegi quello. Strano, perché vigore dovrebbe fare anche quello, secondo me. Resistenza fisica, velocità d'attacco in mischia, che è da vicino, quindi velocità d'attacco alla fine cosa serve? Perché se è l'iniziativa che blocco, sale il blocco col vigore. È sempre la stessa cosa praticamente. Facciamo agilità. Facciamo così. Ok. He was likely here for years. You'd think he could have written some better poetry. Let's hold on to this copper crown, though. It could prove useful. Parla la corona di rame. Anche se non è di particolare valore, è di ottima fattura. Corona di bronzo. Questo niente. Questo niente. Mm.
Qua è chiuso, qua non si... This castle continues to educate me on new methods of opening doors. La stanza del trono, vabbè, questa era abbastanza banale come cosa. If anyone does want access to wine here, they sure do have to earn it. Vabbè, finché si aprono in questo modo qua sono abbastanza semplici, perché se fosse stato a più che girano a più, cioè o a L o che S, un attimino inizia un po' a casinarsi. Così invece mi sto solo aprendo la strada sostanzialmente. Però vedo se non c'è. Questo niente si distrugge. Ci stiamo chiudendo dentro. Beh, così è chiuso però, eh. Non c'è un reset. Se non avessi niente. Beh, serve estremamente punitivo se ci fosse stato qualcosa che ti sei chiuso. Ci sta, che possano inventarsi cose del genere. Tu hai scelto la tua strada, visto che tra l'altro i save non ci sono, è una cosa che sarebbe... Io lo farei. Devo dire che io lo farei. Certo, magari non qualcosa di così fondamentale, ma... stare attenti, insomma, non aprire la carapace. Vabbè, andiamo avanti. E poi dopo la... piedi qui e piedi qua. Qua cosa c'è? È solo roccia. Questa però risultava come... anzi, adesso risulta aperto qua. Segreto trovato. No, bisogna correre. Dobbiamo forse qua. Parchezza, per favore. Ho usato G. Però a me viene il dubbio là. Tanto questo l'abbiamo aperto, lasciamo l'appunto lì, bisogna capire se si può resettare. Ok, non ci ha visto. I know. It's an honor to fight me. Dente magico. Vai, 15 ha dato. Ok, sto zitto. Beh, ci ho provocato questo.
si è fatta. Chiama attenzione a tutti i nemici per due turni ancora. How rude of me. I never caught your name. Barely broke a sweat. Non si ricordava neanche il suo nome. Quanto sono stato rude, non mi ricordavo neanche il tuo nome. Qua serve carino scavare. Cioè, sono cose che si possono fare, cavolo. Cioè, è per quello che io mi lamento di Skyrim. Perché dico. No, non si sente il rumore. Perché. Cioè, uno deve amare il suo lavoro e è questo il lavoro del game designer. Come on! Cioè, dovrebbe divertirti anche a te pensarle. E questo è fondamentale. Fare un lavoro e ti piace per questo motivo, perché prima di tutto è un gioco anche per te. Parlo soprattutto dei game designer, perché poi dopo ci sono parti di questo lavoro chiaramente che è molto più è creativo lo stesso, però per esempio uno che fa l'animazione modello è un gusto diverso da quello del design. Curiamoci un attimo. Dobbiamo vedere se troviamo un falò. Vai. Good job, everyone. Fionda. Più tre attacco. Ma non capisco se sta usando solo la fionda per attaccare. Perché mi sembra insensato. Un conto è un'arma. Un conto è un'arma da gittata, un conto è un'arma. Non so, vabbè. Non discutiamo più di tanto. Bello lo stendardo. Ah. Piacerebbe farlo a me un dungeon crawl, eh? Cooperativo. Perché questo sono formati di qua? Tra l'altro oggi dico con l'interfaccia che abbiamo potresti fare anche puzzle complessi sulle superfici. Wine cellar, they agreed on one thing. There may actually be one room worth returning to in this cursed place once this is all done. Beh, quale stanza varrebbe la pena? Questa? Stiamo arrivando dal drago, mi sa. La stanza del trono. Boh, non lo so. Vabbè, salviamo. Direi che meglio riposare. Non stiamo per salire di livello, no? No. Quindi riposiamo per forza. Perché si sfruttava anche queste cose, no? Sapevi che finivi. Stavi per passare di livello. Ma spesso nei CRPG è così. Si aspetta di
Tanto passi livello, torni sano. Tutto mana pieno, vita piena. Ho salvato in automatico, ma faccio un save anch'io. E se andiamo prima di lì? Not getting across this pool, are we? Cadiamo giù.